Il trono di Anamuna fa uomini e donne e poi sta generando un bel po' di scompiglio. Chi ha seguito le prime puntate avrà certamente notato che le reazioni su Facebook della nota tronista non sono state delle migliori. Ciò è derivato dalle riflessioni a caldo dell'autrice Raffaella Mennoia e del suo fidanzato Jack Vanore, che presenzia nel programma nelle vesti di opinionista. Un trono pieno di dubbi, Anna non era mai convinta di niente quando si rapportava ad Emanuele, così la Mennoia ha commentato i repentini cambi d'umore della bella siciliana a uomini e donne, assalita spesso da mille perplessità riguardo alla veridicità dei sentimenti del corteggiatore Emanuele Trimarchi. Bene o male purché se ne parli. A casa mia non funziona così e sono sconcertata dalle parole che ho sentito, dette da chi poi? Da quelle persone che per 6 mesi hanno cercato di sostenermi, consigliandomi sia nel bene che nel male. Le stesse persone che nella puntata di oggi non hanno fatto altro che criticarmi. Il mio trono è stato definito il trono dei dubbi? Beh sì, io sono uscita da là dentro che sono venuta a sapere tante cose e ogni volta che ne parlo mi butto sul vago perché non mi interessa screditare gli altri. Io la mia vita e vado avanti per quella. Però questo accanirsi contro la mia persona che pro. Capisco che magari vogliono spronare la strada a qualcun altro, cercando di farlo apparire in modo diverso in previsione di un futuro trono, ma il buon senso mi insegna a non buttare giù gli altri per farmi strada o ancor peggio per far fare strada a qualcuno. Io faccio parte della stessa agenzia di Emanuele e mi è stato detto che la redazione già sapeva che Emanuele era stato portato in trasmissione dalla nostra agenzia, perché a me non è stato detto nonostante io l'abbia chiesto. E adesso mi criticano? Non si fa così e chi se ne frega.